Buonasera. Buonasera. Allora. Io, scusa, avevo dimenticato l'uscino. Sistemiamo la luminosità qui. Qui. Ok. Ora dovrei avere un'illuminazione che fa schifo, ma non così schifo. Buonasera Lorenzo. Buonasera Lorenzo. Allora, comincio con delle scuse citando un grand'uomo, perché non so se sentite, ho un po' di mal di gola. Quindi probabilmente allora, innanzitutto tossirò un sacco stasera e poi parlerò un po' meno del solito perché mi sto facendo del male. Ciao Ale. Sì, anzi, allora ti chiedo scusa, ma sono indietro. Ora quello che mi ha mandato ora oggi pomeriggio poi me lo rileggo, ma guardatelo. Cazzo, aspetta. Dicevo, che stavo dicendo? Allora, stavi dicendo che sono un dilettante perché io mi sto lamentando del mal di gola e te sei venuto in live a 38 di febbre. Esatto, volevo dire quello. Guardate che dilettante che si lamenta per un po' di tosse. E questo... io che ho fatto intere live sputando polmoni e mica mi sono lamentato. E questo non rende me un dilettante, rende te un cretino. No, io sono un Chad. Sì, va bene. E se ne frega della mia salute per il content. Perché il content è più importante della salute fisica. Allora, ragazzi, quando vedrete morire in live... Mi raccomando, cantate Morirò su YouTube di quei due sul server. Voglio il coro in chat. Non so come farete, ma sono sicuro che ci riuscirete perché siete grandi. Buonasera, grande direttore galattico. Buonasera, mega direttore galattico. Grande imperatore, gran frabut, figli put, loop manar. Allora, hai preparato quello che ti ho chiesto oggi? Yes, arrivo. Beh, che dopo ci senti là. Allora. Lo metto già qua. Guarda, quando vuoi lo fai partire, sì. Che è qui. Allora, un consiglio, Riccardo, non fare mai battute in presenza di Doc. Io ho fatto ieri una battuta sul gruppo italiano di Gash, vabbè, il Dutch Bell in riferimento a Yu-Gi-Oh! E lui subito a fare la parte de... l'amico Pignolo. È la Madonna! Ti vogliamo tutti bene, Doc. È la Madonna! Ma che cavolo, non si può neanche parlare in quel gruppo di merda. Ma che cazzo? Non mi ricordo Ma io l'ho presente, Doc, nelle chat di gruppo. Cioè, su un gruppo di Space Nerd ci divertiamo. Sai che stavo prendendo la mia versione del DCU. Ok, tanto peggio di Snyder non puoi fare. Dico, allora peccato che si io fa oggi. Oggi allora... ci guardiamo. Allora, prima vediamo come The Rock sta dando il colpo di. Ha intenzione di dare il colpo di grazia al DCU. E poi ci guardiamo l'episodio di questa settimana di Ruby. Peccato che io sto registrando col telefono, perché altrimenti ti farei vedere che. Su Telegram ho scritto la stessa identica risposta a Lorenzo quando mi ha detto di sta cosa. Perfetto. Hai letteralmente usato le mie stesse identiche parole. Lo vedete, ci ragazzi? Sono... Che due grandi menti oramai pensano all'unisono, siamo solo sulla stessa lunghezza d'onda. Allora... Ci sono delle certezze nella nostra esistenza. Una è che non può esistere un... Guarda, forse soltanto Bollywood potrebbe fare un DCU peggiore di quello di Snyder. Il problema, Ale, è che letteralmente su quel gruppo scrivete tipo
50.000 commenti al minuto su Zach, perché anche se io volessi entrare in conversazione e parlarne anche io, raga, vedo che cazzo c'è il tempo di leggere tutto quel bordello di roba, e poi tra l'altro tra lavoro e cose fare, pure oggi quando Lorenzo mi ha contattato per raccontarmi di sta cosa che sta facendo, stava, gli ho detto ok, ne parliamo in live, io mo sto lavorando, quindi raga. No, ma per carità, i gruppi, quello, le chat di gruppo, quello sono, ti farei vedere che casino succede su Cartoon Creek, sul gruppo di Cartoon Creek. Cioè, mi ritrovo 50-60 messaggi tutte insieme la sera, e quel gruppo l'ho silenziato, Deo grazia. Ma quale colpo di grazia? Si fa come sul ring, che fa finta di pestare la gente. No, ecco, The Rock in questo caso ha proprio affondato la rock bottom sul DCU. E non contento, adesso ti faccio una citazione, l'ha fatto su una sedia piena di merda di cane. Uno dei momenti più brutti della storia di Monday Night Raw. Quella scena con British Bulldog è abbastanza esemplificativa di quello che sta succedendo tra The Rock e Warner Bros. In questo momento. Poi ne parleremo un po'. Tra l'altro, allora, ora che finalmente sei qui, Riccardo, c'era una cosa che volevo dire. Sente che ragazzi in chat. Allora, ragazzi, io ho trovato dove poter vedere Lance Dur. Oh. Ovviamente, ragazzi, sono come il primo episodio che ho visto su YouTube, lingua originale, quindi francese, niente sottotitoli. Abbiamo visto il primo episodio perché, sti cazzi, stava su YouTube, anche per farci più o meno un'idea, più o meno, di che roba fosse. Quindi io lo chiedo anche a te, se vederlo già adesso o aspettare più in là un ipotetico, almeno sub English, che allora, vedo in realtà molto improbabile, visto che la roba dell'Ankama è già un miracolo che Wakfu ci sia doppiato in italiano, quindi figuriamoci. Buonasera, Apple. Figuriamoci roba come Lance Dur. Allora, fatto è, esistono i fansub, che è quello che al 90% succede su internet, quindi possiamo anche appellarci a quelli. Io proverei ad aspettare ancora qualche un pochino di tempo per vedere se arriva un se arriva un fansub inglese, non mi aspetto che arrivi in italiano, di Lance Dur, e nel caso ce lo guardiamo invece in francese e andiamo e tiriamo a indovinare quello che succede. Allora, è probabile che possa uscire qualcosa sub English. Sì, sono è la nostra teoria. Attendiamo un mesetto, qualcosa, e poi nel dubbio ce lo vedremo in francese. Sarà molto divertente. Io, perché, ragazzi, mamma mia, io vorrei ricordare a quelli di voi che magari non c'erano quella volta, quando io e Vale Mancaca vedemmo la quarta stagione di Wakfu in francese senza sottotitoli. Pore a voi. Anzi, no, ragazzi, per fortuna che quelle reaction le abbiamo fatte sul suo canale, quindi sono ancora su YouTube, macinando views come se ci fosse un domani. Io l'ultima volta che ho controllato quel video, tipo un anno fa, e stavano tipo sui decine di migliaia di visualizzazioni a video. Sì, poi facciamo la live, poi ci vedremo in live, Everything Everywhere e sti cazzi. Poi ci troviamo il giorno per farlo, e quindi, però sì, ce lo dobbiamo vedere. E nel frattempo Riccardo è andato a vedere sul canale di Vale Mancaca quante views sono arrivati qui. No, quello vado a vederlo poi.
Ah, ok. Allora, Everything Everywhere All at Once. Allora, su in UK e su Amazon, bastardi. Qui no, è a pago su Amazon Prime Video. Ma visto che ora è qui al cinema, penso che se riesco questo fine settimana andrei a vedermelo al cinema. E poi magari ce lo riguardiamo qui. No, siamo sicuri al 100% che qualcuno si incazza, però abbiamo visto che durante la live sarebbe strano che arrivassero problemi, ma vediamo. Anch'io sono un po' preoccupato cioè, per vedere un film. Già ero preoccupato Ragazzi, io vi per ricordo che Ruby. quando aprì questo canale, noi ci siamo visti in live, senza censura, e tutta la serie di Falcon e Winter Soldier, Sì, te tutta non stai quanta. bene. Quindi, raga, tanto poi il trattamento Disney, facciamo la live, poi la tolgo, la censuro, la ricarico, quindi non c'è problema. Diciamo, vediamo. Allora, Acarustan, sta... Acarustan, Cosa? tu c'avete il controllo del clima? Allora. Salve, Paolo Migliaturo di Twitch, io sono sempre Steve Cedendo, che ho avuto un appuntamento con Doc Reaction, rubrica qui, e poi ci portiamo qualcosa di bello online. Stasera per vedere il nuovo episodio del volume 9 di Ruby, qui con me è sempre il mio padrone di moda diversa, il buon Riccardo Magliolo, sito di Spaceman.it, di cui si trovate qui sotto in descrizione, e siamo tutti i miei altri link, social, YouTube, Facebook, Instagram, Telegram e Twitch. E è uscito il trailer del finale di stagione di The All House. So che è uscito, mi sono rifiutato di vederlo e non lo vedrò in E live. mi rifiuto di vederlo anche io, quindi no, non ce lo guardiamo. 8 aprile, 8 giusto? aprile, se non sbaglio. Buono. Merda. Ora, prima di partire con l'argomento principale di questa live, per ricollegarci anche a tranquillo Lorenzo, che poi ti facciamo scrivere in chat, non ti preoccupare, però. Appunto, Loretto che ci vuole parlare di DC, parliamo di DC. Ragazzi, Male. dopo un po' di tempo, si torna per un nuovo episodio della nostra sitcom preferita. Allora, giusto un attimo. Chiedo scusa. Allora, che cosa è successo oggi nel magico mondo di Waterfall? Allora, il buon Dwayne Johnson purtroppo sembra veramente che non ci stia con la testa. Sembra veramente che negli ultimi anni l'ego abbia preso il posto nel suo cervello. Che cosa è successo? Allora, ovviamente già da un po' di tempo c'erano questi rumori di alcuni tipo giornalisti che appunto accusavano Dwayne Johnson che dietro le quinte abbia cercato di voler prendere il controllo di tutta la DC perché lui voleva plasmarla mettendo se stesso come protagonista, soprattutto come Black Adam, come vero protagonista, e quindi modificando, riscrivendo le cose come cazzo voleva lui. Lui, che era stato quello che aveva fatto false promesse a Henry Cavill, dicendogli: bro, tranquillo, che torni a fare Superman, fidati di me, io sono The Rock, non ti fidi. E quindi, ovviamente, Warner non aveva mai voluto ricontattare Cavill, non c'era nessun contratto, nessun piano, proprio niente di niente. Sappiamo poi cosa è andato a finire, quando è arrivato James Gunn, il reboot, Cavill fuori, poverino, ma appunto. È The Rock che gli ha fatto delle promesse in cui lui non aveva proprio non era nella posizione di poter fare. Ora,
Tutte queste voci, che a parte sono, sembrano essere appunto confermate dallo stesso Henry Cavill, ora le ha riconfermate anche il buon Zachary Levi, il nostro Shazam, che aggiunge come in realtà la scena post-credit di Black Adam, in cui esce fuori il Superman di Henry Cavill, in realtà non doveva esserci nel film. È stato The Rock che ha insistito e preteso di avere quella scena. Lo stesso The Rock che infatti ha categoricamente rifiutato di voler lavorare con Zachary Levi. Non voleva lavorare proprio con Shazam come personaggio, perché giustamente Superman è più importante, nonostante Shazam sia dato a cazzo di Nemesi nei fumetti, però vabbè, sti cazzi. E a quanto pare è stato sempre The Rock a impedire che nel film di Shazam 2 comparisse la Justice Society, che invece doveva comparire, perché appunto The Rock ha voluto evitare in ogni singolo modo dei collegamenti tra Black Adam e Shazam. Merda. Cioè, veramente robe allucinanti. Uno vorrebbe evitare di prendere le difese di Warner Bros, ma c'è anche da dire che c'hanno una sfiga lì dentro. Gli sono capitate una vagonata di prime donne su quei set che non sono... che nemmeno con una congiunzione astrale potevi beccarli tutti insieme. Snyder. Sì, Snyder. Dwayne Johnson. Come si chiama l'altra? Gal Gadot. Amber Heard. Ezra Miller! No, aspetta, volevo dire, questo lato di sì, lato Harry Potter, c'è avuto Ezra Miller che fa... Vabbè. Che vabbè. Fa Ezra Miller. La Rowling che si mette nei casini da sola. La vicenda terrificante, che tra l'altro aveva già ereditato il problema del silente gay, non gay, che già lì c'era del casino dietro. Dovevi prendere una posizione, hanno tentennato a prenderla, non ci si capiva niente. Allora, quello di Warner Bros., l'abbiamo ripetuto più volte, lo ripeto ancora, è stato una combinazione di pessima gestione e banale sfortuna, perché che ti capitino proprio tutte è incredibile. È vero anche che non l'hanno gestita bene, quindi affanculo. Guarda, ragazzi, è importante mandare affanculo tutti quelli che ancora oggi online chiedono il licenziamento di James Gunn, come se lui fosse il colpevole di tutti questi casini, quando in realtà la sua unica colpa è arrivato dopo, che lui ha licenziato Henry Cavill. E l'unica colpa di James Gunn, che ha avuto le palle di farsi avanti e accettare lui questa patata bollente che si chiama DC cinematografica, è la sua unica colpa. E niente, cioè la definizione di trovarsi nel posto sbagliato nel momento sbagliato e prendila in tasca. Allora, sono abbastanza sicuro che Gunn fotterà tutti i detrattori col primo film. È vero che il DCEU è un progetto il Gunverse in questo caso è un progetto immenso che deve essere gestito bene. E Gunn dovrà anche gestirselo con i vertici di Warner Bros. Che, sempre, uno non è che vuole prendere le parti di qualcuno, ma Warner Bros. Non è Disney. Non ce l'ha l'idea di fare un progetto unitario dall'inizio alla fine, perdurante nel tempo. Non ce l'ha proprio in testa. Magari Warner Bros. Ti fa il singolo film ottimo e gli altri tre che traballano, e quello è il punto. Non ce l'ha quel mindset
non ce l'hanno quel mindset i vertici di Warner Bros. Vediamo, però hanno avuto l'intelligenza di affidarsi a uno come James Gunn, esatto, che magari ha già qualche rotella in più. Vediamo come va. Per il momento DCU era una barca alla deriva che hanno fatto bene a far affondare. Cioè, era una barca che aveva buchi da tutte le parti, stava imbarcando acqua. Ogni tentativo di rimetterla a posto ogni tentativo di rimetterla a posto peggiorava la situazione. E a sto punto hanno detto, vabbè, abbandonate la nave e ne andiamo a prendere un'altra. Esatto, come dice anche il nostro direttore. Ora voglio fare il grande trittico, perché hanno fallito con la DC, hanno fallito con Harry Potter, e adesso, non proviamo a fallire anche col Signore degli Anelli? Sarebbe veramente bello vederlo succedere. Cioè, sarebbe incredibile vedere un'azienda far partire tre progetti vittoriosi dal principio e farli fallire tutti e tre. Poi mi immagino tipo la scena, no? Allora fanno, bene ragazzi, facciamo dei nuovi film Signore degli Anelli, tanto peggio di Amazon non possiamo fare. Tipo lì nell'angolo fa, are you sure about that? chiamate Zack Snyder, ma are you sure? Allora, fermo. Vedremo che cazzo ci vuole. Mi hai appena messo in testa una un'immagine da incubo. Zack Snyder che fa il Signore degli Anelli. Il Signore degli Anelli diretto da Zack Snyder. Cioè mi trasforma il Signore degli Anelli in 300. Allora, scene a rallenti ogni 5 minuti, fotografia praticamente inesistente, nemmeno una mezza risata, quindi Hobbit tutti tristi, depressi e cupi, e poi quel grande momento finale in cui Isildur decide di non uccidere Sauron perché scopre che hanno la stessa madre. Perfetto. Allora, la madre con lo stesso nome. Allora, quindi... Allora, vediamo un po' il buon Lorenzo se ci dimostra di poter essere un Zack Snyder migliore di Snyder. E vediamo un po' che cosa ci dice. Comunque sia, scusami. Nella mia versione dell'ICU si inizia con una versione ambientata negli anni 60 di me. Segue poi un film di Batman con un giovane Bruce Wayne che indaga sull'omicidio dei suoi genitori. Vede, allora, qui partiamo. Partiamo già male. Vede, si scontra con il culto di Goofy. Che nasce dopo. Sì, a parte che nasce dopo, a buttare la corte al primo film di Batman. Lorenzo, non è una bella idea. Cioè, una roba come la corte te la conservi per una cosa più importante, non la metti subito al primo film. Si passa poi a un film. Perché va Superman negli anni 60? Perché poi, scusa, se fai Superman negli anni 60, devi fare anche tutti gli altri negli anni 60. Vabbè, allora. Si passa poi a un film su Wonder Woman, cioè puoi fare Wonder Woman negli anni 60, ma Superman, no? Allora, poi si passa a un film su Wonder Woman, in cui quest'ultima tenta di impedire ad Ares di far scoppiare la terza guerra mondiale, vabbè, quello che stava già successo nel primo film, vabbè, segue Trinity. Un protagonista, ovviamente, la Trinità di sì. Trilogia. Ah, ok. Quindi, Trinity. No, ho scritto Trinity. Lo so, Trinity. Ma che penso che... Vabbè, vai avanti.
Però penso che sia proprio Trinity, perché poi appunto... Ah, il titolo, Eh ok. sì, giusto, hai fatto i film sui Asta primi, io. infatti, prima i film sui tre gradi della DC e poi il film con loro tre insieme. Quindi è giusto, ok, che lo chiami Trinity ci può stare. Se qui Trinity con protagonista ovviamente la Trinità DC combatte con Ra's al Ghul o Vandal. Credo sia meglio Vandal come nemico. Allora, visto che l'hai letto fuori, lo voglio dire. Vandal Savage è uno dei personaggi di DC che da sempre io vorrei vedere, uno dei cattivi di DC che da sempre vorrei vedere al cinema. Cioè, Vandal Savage è proprio uno di quei cattivi livello Thanos. Cioè, quel personaggio su cui ci puoi fare un'intera fase di film con lui come nemico principale. Come hanno fatto con Thanos, come stiamo facendo ora con Kang. Vandal Savage è su quei livelli. Allora, Vandal Savage potrei giocarmelo in un modo. Allora, sicuramente non alla Thanos, perché Vandal, vabbè, io lo conosco da Young Justice, per carità, magari nei fumetti c'è qualcos'altro, ma me lo vedo come un po' come hanno reso Ares in Wonder Woman. Me lo vedo un po' quel personaggio, quello che se ne sta nel suo, muove i fili da dietro le quinte, fai fare ai protagonisti tutto un percorso per andare a smascherare chi è il grande burattinaio dietro questo grande complotto che magari va avanti da anni, da secoli probabilmente. E poi quando esce fuori Vandal mena, ma tipo tanto. Nemmena tantissimo, ma da sì. Vandal me lo vedo come quello che normalmente può sembrare uno che passava di lì per caso, poi quando si leva il cappuccio e si arrotola indietro le maniche, è un mostro. Esatto. Me lo vedo in quella maniera. Una cosa, c'erano delle cose che avevano attirato la mia attenzione, tipo, allora, vuoi continuare un attimo con Lorenzo che sta Sì, spammando messaggi e poi, giusto un perché poi attimo. volevo rispondere ad Ale che ha detto una cosa su cui non sono d'accordo, ma ne possiamo parlare. Seguono poi due film su Justice League che adatterebbero in parte la nuova frontiera e in parte Justice League hanno uno. Ok, I understand what you're saying here. Ok. Allora, il film vedrebbe Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, Lanterna Verde, e però li devi introdurre pure tutti questi personaggi. Dove cazzo li introduci? Vabbè. Wonder Woman, Flash, Lanterna Verde, Black Canary, Aquaman, Martian Manhunter, Freccia Verde, sempre contro il Rasso o Vandal Savage. Questa era solo la fase 1. 3, 4, 6 film. Dai film, però tutti quei altri personaggi come li introduci? Aquaman, Canary, cioè mettendo anche che magari no, vabbè, alcuni di questi li puoi anche volendo introdurre come personaggi secondari nei tre film iniziali, però Lanterna Verde, tipo Lanterna Verde, Flash, Aquaman, come fai? Per forza faccio dei film pure su di loro. Vediamo un po'. Devo ancora Quindi ma studiarmi le altre fasi, ma ho già delle idee. Ok. perché tutti ambientati negli anni 60? Comunque tutti questi film abbinati negli anni 60. Ma perché sta cosa degli anni 60? Vabbè, è giusto per curiosità, perché proprio gli anni 60? Sono stati introdotti in Justice League 1, in una frontiera dove si vedono... Ho capito! Questo lo puoi fare in un fumetto, ma in un film no. Cioè... Se non succede come il film che ha fatto Snyder Whedon, che dopo un solo film su Superman già ti volevano introdurre tutti i membri della Justice League.
Per omaggio della Silver Age. Sì e no. Capisco l'idea di omaggio della Silver Age, ma un film non è un'opera a parte. Deve essere proprio. Cioè, devi anche cogliere un po' come si chiama? Devi anche cogliere un po' il momento storico. Cioè, è inutile. Un film deve anche far entrare lo spettatore nello schermo. Se metti una roba ambientata negli anni 60, oggi, o fai qualcosa veramente che ti rendi quegli anni 60 uno specchio di oggi. Oppure è un casino, perché ci sono un sacco di problemi per qualcuno che vive oggi immedesimarsi nella società degli anni 60. È un casino. In sostanza, che ne pensate? È un casino. È un Come casino, praticamente è tutto un quello che casino. fai. Poverino. Sono delle idee buttate lì e c'è da trovargli una struttura. Ora, per il momento, la fase 1, come ha detto Doc, mi sembra un po' troppo densa. Chiudere la fase 1 con un accorpamento così ampio di supereroi tutti insieme è. Non la vedo una buona idea, perché alcuni li dovresti introdurre come personaggi secondari in altri film, magari inserirli trasversalmente in più film dedicati ad altra gente, quando invece ognuno di questi personaggi meriterebbe uno spazio apposito o una caratterizzazione che li renda trasversali a tutto quanto. Con alcuni di loro lo puoi fare, per esempio Martian Manhunter, puoi farlo, non c'è bisogno di farci un film sopra, anche perché, con tutto il Sì, oddio, rispetto, chi cazzo lo rischieresti di vuole fare vedere Venom. il cazzo lo vuole vedere il film di Martian Beh, allora, in realtà Martian Manhunter potrebbe ricoprire in questo schema lo stesso ruolo che aveva Visione in Age of Ultron, più o meno, Sì. nel senso essere lui il punto focale del film dove tutti gli altri devono unirsi contro un obiettivo comune. E Manhunter è, diciamo, il punto focale da cui far partire tutta la storia. Chissà quale potrebbe essere. Comunque sia, partirei con una Justice League a ranghi ridotti, tipo Trinità, Flash e. Trinità, Flash, Cristo, chi levi? Trinità, Flash. Ti direi Flash e Aquaman, ma non mi piace tantissimo. Perché Lanterna Verde ce lo dovresti mettere. Freccia Verde anche, in un certo senso. È un po' un casino fare un film sulla Justice League. Sono veramente tanti. Sa quale potrebbe essere il primo film del nuovo DC Universe? Ma sì, Batman piace a tutti, no? In realtà sappiamo già che il primo film del Gunverse sarà il suo Superman Legacy. Deo grazia. E Dio grazie, esattamente. Allora, a proposito di Batman, in questi giorni dovrebbe essere uscito un nuovo film animato, Batman The Doom That Came to Gotham, tratto Giusto. dall'omonimo fumetto di Mike Mignola. Quindi vediamo un po' che Quindi roba sarà. Sì, menti spigolosi e linee larghe così. Bello, più o meno. Ok, bello Mike Mignola. tu volevi Allora, dire qualcosa ad Ale? c'è una cosa, Ale, che giustamente ce l'ha, mi faceva un attimo una disamina dei registi hollywoodiani più esagerati nel loro modo proprio di fare cinema, che sono appunto, mette in confronto Zack Snyder e Michael Bay, sono entrambi due che esagerano per quanto riguarda sia effetto visivo che
gli effetti visivi che la, i loro marchi di fabbrica, che sono da una parte la, da una parte quell'alone pesantemente dark, proprio artificialmente dark di Snyder, che ha funzionato in Watchmen per caso, chiariamoci, e... in Watchmen ha funzionato per caso. E tra l'altro, in realtà, io vorrei un po' sottolineare questa affermazione. Ha funzionato, insomma. Io ancora senti, oggi... allora, io continuo a pensare che Watchmen di Snyder sia un buon film. Io ancora oggi continuo a pensare che non sia un buon film per niente, perché ha cannato tutto quello su cui si basa il fumetto. Però, vabbè. Beh, allora, no... vero, diciamo che ha deciso, no, penso che abbia piuttosto deciso deliberatamente di tenersi una parte della storia ed eliminare quella che quella più problematica. No, non parlo di quelle che letteralmente in quel film vengono glorificate, le stesse cose che però nel fumetto vengono criticate, proprio l'esatto contrario. cioè, è un discorso Perché è un discorso complesso, però posso seguirti qui perché Watchmen ce l'ho qua, la che poi in realtà è vero, hai ragione, perché la glorificazione lì c'è, ma potevano ma ora che ci penso poteva risolverla in modo anche estremamente semplice. Bastava metterci l'ultimo dialogo tra Manhattan e tra Manhattan e Ozymandias prima dell'abbandono di Manhattan. Bastava quel dialogo. Cristo, Snyder. Cioè, o meglio, bastava l'aftermath del grande piano. Perché oddio, allora spezzo una lancia a favore di Snyder in quel caso, poi torno a te Ale, scusami. Spezzo una lancia a favore di Snyder, Deo Grazia che ha cambiato il finale, perché il finale di Watchmen serve tanta sospensione dell'incredulità per credere al piano di Ozymandias di... Because comics. Della falsa invasione aliena, dell'impulso mandato ai medium di tutto il mondo per fargli avere la visione di... è una puttanata senza pari. Ora che ci penso, diciamo che Snyder l'ha reso un pelino più realistico, un pelo più realistico. A proposito di questo, ma tu poi l'hai visto Guardians of Justice? No, non l'ho più visto poi. Cazzo, lo devi vedere, merda. Lo devi vedere. Dai, non puoi non vederti DDP che fa Batman e John Morrison che fa Robin. È ancora uno dei miei highlight preferiti in queste live. Allora, diceva poi, e in mezzo ci sta James Cameron, ergo è un Bay Snyder che ce l'ha fatta. Ma è il perché ce l'ha fatta che la discriminante qui. Perché Cameron ce l'ha fatta perché i suoi film sono molto più semplici, molto meno pretenziosi di quelli di uno Snyder o di un Michael Bay. E più che altro sono scritti anche in maniera più semplice, più contenuta, e quindi ti permette anche di dare più spazio al ti permette di dare più spazio al lato visivo della pellicola. Pensiamo a un Titanic per esempio, che è un film che il film vero e proprio è solo nell'ultima parte di tre, il resto è cose che vengono mostrate, cioè neanche Visconti faceva una roba del genere. Avatar anche è un prodotto estremamente inquadrato,
Quindi Cameron diciamo che fa un tipo di cinema un po' più pulito rispetto a uno Snyder, a un Michael Bay, e che infatti funzionano per quello, perché se hai una storia più semplice, più immediata, senza particolari, senza buchi come Michael Bay, o senza particolari ragionamenti da fare come Snyder, e anche senza buchi come Snyder, ti godi anche di più il lato visivo. È in questo che Cameron è molto migliore di Snyder e di Bay. Questo è anche uno dei motivi. Questo è nei film dei motivi di Michael per cui... Bay, nei film di Michael Bay, il visivo sovrasta la scrittura, quando invece dovrebbe essere. Perché esiste una scrittura nei film di Michael Bay? Sì, ma è la stessa scrittura che userei per descrivere un incidente stradale. A scrittura dico, c'è un incidente stradale, a schermo metto una macchina che mi fa, a cui esplode il serbatoio, fa due salti mortali, atterra su un'altra macchina a cui esplode un altro serbatoio, innescando una reazione a catena che fa crollare un ponte, e quello è l'incidente stradale. Questo è Final Destination, non è allora secondo me Michael Bay è un fan di quei film. Primo Transformers si mangia tutto il cinema di Snyder, tenderei a dissentire, ma capisco il punto. Il primo Transformers almeno aveva una trama abbastanza semplice da farti godere i robottoni, poi dopo ci hanno messo motivi. Cose innaturalmente epiche, ragazzi. Questo è uno dei motivi per cui io preferisco di gran lunga John Wick a Matrix, ragazzi. E tra l'altro, non vedo l'ora di vedere il 4. Che mi dicono dalla regia: sono 3 ore di mazzate continue. Io non vedo l'ora. Beh, questo è John Wick. E il bello è che non è solo quello, tra l'altro. Beh, no, è anche un world building fatto con i controcazzi. C'è John Wick, John Wick è Matrix, ma senza la fantascienza. No, è Matrix. Questa me la prendo male. Matrix a 250 miliardi, lascia stare i sequel. Matrix base a 250 miliardi di chiavi di lettura. Tutte eccellenti, una scrittura del mondo, delle meccaniche, della lore che funziona. Che ha anche John Wick. Se tu fai il paragone fra le due cose, il mondo in cui si trova, tra la società, la lore, le regole, le cose, è Matrix. Funziona. Ma senza la fantascienza, cioè è più terra terra, molto più semplice e diretto, perché la grande differenza tra i due è che Matrix è pretenzioso da morire. John Wick Matrix era pretenzioso per scelta, e ha mantenuto scelta, le aspettative di quella scelta, insomma. Io mi ricordo ancora il finale del primo Matrix, dove c'è il tizio là che letteralmente spara un pippone di 3 ore in cui praticamente si fa i pompini da solo per dire: guardami quanto sono filosofico e figo, e poi vai a vedere in realtà Matrix c'è tra le basilari che esistono, il prescelto, le robe, cazzo. Ragazzi, lo sapete, io continuo sempre a dire che il primo Matrix sia uno dei film più sopravvalutati della storia del cinema, se non fosse solo per gli effetti speciali. Io continuerò sempre a dirlo. Intanto però ti ha tirato fuori uno dei colpi di scena grafici, visivi più grossi della storia del cinema. Perché Neo che si sveglia dal coso è un colpo di e vede quello che vede, è un colpo di scena da brividi. Che regge ancora oggi. La storia dell'eletto può essere
interpretabile come un problema, lo capisco, su quello non mi sentirai mai lamentarmi, ma tutto quello che Matrix voleva raccontare, tutto quello che voleva essere, lo è stato nella maniera più efficace che poteva. E gli effetti speciali in questo caso diventano una cosa secondaria, diventano asserviti ad un racconto molto più ampio. Poi, il primo Matrix funziona, perché funziona. I sequel hanno avuto il problema di doversi adattare al primo. John Wick perché funziona come saga? Perché non hanno dovuto... I sequel non hanno dovuto adattarsi al primo. Il primo era talmente basilare, talmente privo di un qualsiasi contenuto tematico, un qualsiasi contenuto alto, che dovevano soltanto aggiungere nei sequel. Potevano soltanto aggiungere cose. E l'hanno fatto bene, infatti è venuta su una bella trilogia con il quarto capitolo che vediamo come andrà. Il bello è che, come tra l'altro hanno detto alcuni che hanno già visto il quarto film, che in realtà il primo John Wick è più un episodio zero, diciamo così, perché la vera trilogia sono 2, 3, 4. E contando che sì. No, nel senso che tanto che infatti la storia del secondo e del terzo sono strettamente collegate, perché uno è letteralmente la diretta conseguenza dell'altro. E visto come finisce il 3 e quella che dovrebbe essere la premessa del 4, questa affermazione mi sembra molto plausibile. Il primo film John Wick aveva una storia completamente autoconclusiva. Sì. 2 3 perché... no. Perché quello no, a questo punto esattamente 2-3 no, a questo punto anche 4. Quindi, cazzo, ragazzi, non vedo l'ora. Non vedo l'ora di vedere John Wick 4. Chiano nazionale in forma smagliante. Comunque, John Wick è il personaggio migliore di Neo, sempre e comunque. Allora, su quello ho difficoltà a ribattere. Perché rendiamoci conto delle vere motivazioni, ragazzi. È io il prescelto, le robe, la libertà, la realtà, tutti sti pippoli inutili. A John Wick e gli girano i coglioni perché gli hanno ammazzato il cane. Best motivazione ever! Non c'è bisogno di altro per empatizzare e tifare per un personaggio. Gli hanno ammazzato il cane, devi morire! Devi morire male. Allora... Ma poi dai, a un certo punto in John Wick 3 esce pure Morpheus, dai, cioè dai, esce pure Morpheus in John Wick 3, non te lo ricordi? Esce letteralmente Fishburg, che so. Praticamente esce lo stesso ruolo di Morpheus, cioè dai. Allora, direi che possiamo andare per l'argomento principale di questa live, dopo 50 minuti di preambolo. Allora, io che speravo di tra l'altro riuscire a fare questa live entro un'oretta più o meno, perché vorrei vedere la partita dell'Italia tra 20 minuti, va bene, e niente, mi sa che forse mi perderò parte del primo tempo, vabbè, di cazzo. Allora, vediamo un po' il quinto episodio del volume 9 di Ruby. E quanto dura? 16 minuti. 16 minuti. Tra l'altro, apro dicendo una cosa. Disgraziatamente sono incappato in uno spoiler grosso di questa puntata. Una sola immagine, okay. Ma porca troia quanto mi rode. Da tempo, la nostra solita intro di Street Fighter 6, ok? Overrun.
Cazzo che sì. Buona. È una delle sue migliori canzoni. Continuo a pensare che la opening della seconda stagione sia inarrivabile, ma questa si piazza in alto, eh. Altro non avevo mai notato le altre impronte di là. Questo è il bosco di Pokémon. È il bosco dei fondi luminosi di Pokémon. The fuck? I'm so glad the four of you are still the four of you. Not always the case in the ever after. Ah. You're the one who ditched us in the first place. Which, by the way, was how we ended up in that mushroom house to begin with. You know, where that delirious caterpillar guy tried to drug us and then was swallowed up by a freaking hole in the ground? Ah, yes, yes. Alex had a similar reaction the first time she saw someone return to the ever after. But it's not how it seems. Well, I suppose it is. But not the way you think. If you think like Alex, which you think like you do. Vengono dallo stesso mondo, quindi. Aha. We're here. We are where? Dove esattamente, signor gatto parlante? Psichedelico. Fonico. Tra l'altro, faccio. Uè. No, ragazzi, questo è il. Questa è la città del concorso di. Del concorso di bellezza di Bravely Default. È uguale. So, Cat. No, questa cosa è uscita direttamente da Principessa Ranocchio, dirlo. When we break or wear out or simply finish what we were made to do, we're called back. But Herb, his heart was too weak to listen. So I gave him a little bit of mine. The fuck? Is he dead? Oh, no. Quindi Kingdom Hearts confirmed il gatto è Sora? But not at all. Which is it? Now that Herb's properly returned, he'll be fixed up nice and made into the Herb he wanted to be when he was still Herb. Then he'll come back and find his purpose. Could be the same as before, or maybe not. Carina sta filosofia. Will he remember anything? What would be the point of that? Just like Alex, you lot. I know where you're from, things die. But we're just not like you at all. Questa cosa brutta che si chiama morte. Noi scendiamo. No, no, è proprio come diceva anche l'erborista. Right? Goodness, no. Though I suppose there is a creature. No. That's not the sort of thing you talk about in polite. Job and work, per forza. No, penso sia piuttosto il re. Ha detto una creatura. Credo si riferisca al re. Come on, try our mud cookies. They're delicious. It was all very sad. The Red King couldn't cope when he lost to Alex. A crying mess. Thankfully, he was called back and fixed up. And now he's the prince you met. The prince was worse. The prince isn't supposed to be. L'aveva detto il bruco. La cosa. È così che i re diventano principi. Cazzo l'aveva detto. So, that's when the Red King didn't. But that still doesn't explain why the Red Prince was so much meaner. Lui è il re. May not remember Alex's deception after ascending. The heart very rarely forgets. But there was nothing about ascension in the story. Of course not. Exposition is terribly boring. Even this conversation was, on the whole, rather tedious. Che paraculi che sono! Davvero. Che paraculi che siete. One needs a bushel of grumpy ivy, one good-sized spicy potato, the lint off a griffin sweater, Ethel's dragons and more. No, scusami un attimo.
Aspetta, cosa? Mi sono perso un attimo. Allora, una cesta di... Aspetta, pausa. Allora, una cesta di edera... edrabbiosa? Edrabbiosa, va bene. Una patata piccante grossa? No, più che altro... I perlucchini della felpa... Come la felpa di un grifolco? Non è un errore di traduzione, ha proprio detto così. Which is right next to. I'll never remember all of that. No, I can procure those. But there's another ingredient we must have that's only available on the third level. Some nose hair from a leprechaun. What is il naso di un leprecauno? While I go get the rest. Sure, I guess so. Wonderful. Look for the teapot lady. She'll have it. Now off you go. No, sto gatto che si incrocia a metà è fantastico. Guess I'd better go with the cat so they don't get distracted by a shiny doorknob and never come back. I'll go with you. Get me as far away as possible from any nose hairs, please. I'll go with you, Ruby. Nice try, kitty. But we're coming along. E lasciano Ruby da sola in questo stato. È collido. Che cazzo è sto coso? Ma perché ti fai domande? Tra l'altro e dorme. Tra l'altro Ganzo comunque sta filosofia di questo mondo che sì, che cioè il ciclo vitale si conclude con il raggiungimento del proprio scopo. The fuck? Qualcuno non ha pagato le bollette. Marika? What? Does that one interest you? Marika! Ciao! Lo vedi che è Radagon? Lo vedi? Sta forgiando del ring! Nothing. No one is ever truly lost. And what of you? Are you lost? No, no. È un'ala quella! Un'ala? Una farfalla tipo. You're doing this all alone? Ruby, I don't think we're supposed to be here. Are you her guide, little one? Yes. Ruby is my friend and I want to help her get home. Even though I don't know where that is or how to get there. You seem to be carrying a rather large burden with you. Erba? Sì. I'm fine. What? I can handle it. Quella è un'arma di Remnant. If you change your mind, you may choose any one of these you like. And set your burden down. Alex? Così? I already have a weapon. I did. And yet, here you are, searching for something else that you do not even know. Quella è un'arma di Remnant. Sì? Quella... No, comunque ragazzi, qui si scherza, Elden Ring, le cose là. Ma mica, ma questa non solo parla di NPC di Elden Ring, ma parla pure come un NPC di Elden Ring. Mica, prendi solo la traccia audio, testa in mano, senza niente. Oh, fare un dialogo di Elden Ring, pure il doppiaggio. Mica. Oh, buongiorno.
e ruba le cose. No, fa il gatto, sposta cose, fa cadere. Danger, no, bellissimo. I fuochi d'artificio che compongono Danger. Lupi, porca troia, smettila di dare via cose. Minchia, il simbolo della promessa di una madre, minchia. If the Jabberwocker eats one of us, we do not ascend. Huh? Vedi che parlavo del Jabberwocker. Toss everything in here. But be careful. Eat too much and we'll have to shrink you back again. And that's a completely different potion. What the fuck? How? Vabbè, sti gatti, io che mi faccio domande. It wasn't enough. Eccolo, ma non l'aveva sventrato Nio questo? Invece sta qui. Oh cazzo. E ora sarà un po' di là. No! Oh merda. Give him something new to do for the moment. Now go. Your friends need to get big again, or we're Jabberwocker dinner. No, bastardi, non ce lo fanno vedere. Non ho capito, e cioè, è lo stregato che tipo gli sta controllando la mente? Tipo... forse gli ha fatto quel trucchetto del cuore. Attenzione, il cavaliere! Eccolo. C'è la... qui c'ho lo spot. A quello che è palesemente un Pokémon, tra l'altro. Sì. Qui c'ho... Madonna! Bello. Madonna. Comunque, no, è qui lo spoiler che mi sono fatto. Per ore. Ruby, follow me! Comunque Ruby la deve smettere di dare via cose importantissime. Grande Yen. Ancora la mia preferita. Questa è la mossa di Goku. Neo? Oh Cristo! Oh, cosa? Allora era stata... Oh merda! Era stato sventrato da Nio. Oddio, oh merda. Merdissima. Ruby, come on. Oh, quanto è piccola. Sì, lo ha posseduto. Questo? Gatto. E all'improvviso The Walking Dead, va bene? Sì, più Made in Abyss, mi pare. Dai, non l'hanno nemmeno nascosto. Ok, già ho capito lo spoiler di cui parlavi prima. Sì, ma però... cioè, è impossibile non notarlo, non l'hanno neanche nascosto. So tired of leaving places in ashes. Bello sto fumo in 2D. Dai che lo sappiamo che c'è lì, che c'è lì sotto. You did good, Juniper. Team Ruby. They made it.
aspetta, cosa? aspetta. Ciotto matte. Aspetta. Wait. Allora, che il cavaliere arrugginito potesse essere John, penso che bene o male tipo mezzo fandom, se non tutto il fandom, ci aveva già pensato fin dalla prima volta che era comparso nel primissimo trailer. Quanto è passato da quando è caduto lui? Ma è rispetto vecchio. Quanto tempo cazzo è passato? Cazzo, è vecchio! Mica nella sigla c'è John con dietro un orologio che si rompe dalla... C'è... Ma io non c'ero... Ragazzi, quando vi diciamo che nelle sigle di Ruby ci sono degli spoiler pesantissimi, è a questo che ci riferiamo. Io dire... John era caduto per primo? Sì. No, aspetta. No, la prima a cadere è stata Yang. È stata la prima. Che... John è stato uno degli ultimi, se non fosse addirittura proprio l'ultimo a cadere. È vero. Oh. Perché le altre cinque, compresa Neo, sono arrivate insieme? Perché John invece è arrivato prima di loro, evidentemente? Cazzo. A quanto tempo? Doc, il ruolo. È il ruolo che devi interpretare nella storia, che decide qua, dove, come, quando arrivi in Never After. È il ruolo che devi interpretare. John è caduto per primo e ha avuto probabilmente una sua avventura a Never After perché doveva interpretare il suo ruolo in questo momento. E il Team Ruby è arrivato ora perché deve interpretare il suo ruolo in questo momento, e probabilmente quando finiranno la loro storia, la loro quest, quando arriveranno laddove è arrivato anche l'erborista a comprendere se stesse, allora potranno tornare su. Questa è una troiata di proporzioni bibliche. Cioè, è proprio il modo più paraculo possibile per scrivere una storia. Però, vabbè, almeno me l'hanno contestualizzata. Sì. Altri non lo fanno. Comunque... Allora, al nostro esimio imperatore Palpatine non piace come è animato Ruby. Mi spiace. Anzi, se vedi i primi episodi è anche peggio. Però le scene action sono sempre state di livello assurdo. Quello perché sì, sono non animate ma coreografate da Dio. Allora, ma solo perché è morto Monty Home, perché sennò sarebbe ancora meglio. Quindi tra l'altro allora, il volume 9 finora che mi sta intrippando tantissimo. Allora, questo c'ha veramente il potenziale per diventare il mio volume preferito, io lo dico già, vedremo come si evolveranno il resto delle cose. E adesso io vi domando, quando poi torneranno a Remnant? Quando la trovano? No, a parte che a questo punto mi chiedo se effettivamente ritorneranno, cioè quando ritorneranno, però John rimarrà vecchio? Allora, interessante da domandarselo. Allora, mettiamo per ipotesi che ritornano sempre nel presente. E io tipo già mi immagino sta scena di John che va lì e fa: ah, cazzo, non vedo l'ora di vedere la faccia delle mie sorelle ora che mi vedo che sono io il fratello maggiore adesso. Vabbè, tipo mi immagino una cosa del genere. Lui, il figlio minore di sette sorelle maggiori, l'incubo di ogni maschio. Adesso è lui il allora, big bro. Ciri, se ti dico che mio nonno era in questa esatta situazione, aveva sette sorelle maggiori. Oh merda. Oddio. Sei, lui era il settimo. Numero magico. Allora. Sì. E nulla, sì, allora...
le alternative sono... In realtà ci sono diversi outcome che possono succedere. Può essere appunto che John torni su e sia ancora vecchio, il che aprirebbe delle cose, perché vorrebbe dire che ha fatto un sacco di esperienza e è finalmente diventato un guerriero vero. Da una parte potrebbe tornare su ed essere ancora il John che tutti conosciamo, ma con l'esperienza acquisita, eccetera. La terza possibilità, che è quella che francamente mi spaventa per quanto possa essere plausibile, è che loro tornino su con l'esperienza fatta, ma non ricordino nulla di quando sono stati in Neverwinter, esattamente come quando muoiono, kinda, e ritornano i personaggi del Neverwinter alla fine del loro ciclo. Spero di no. Spero ovviamente sarebbe, ma oddio, sarebbe la bastardata. Però aspetta, ma noi tecnicamente noi dovremmo avere già una prova che non è così, perché Alex ha scritto il libro, vero? Vuol dire che Alex si ricorda tutto quello che ha fatto lì, ha fatto lì sotto, ha scritto un libro, quindi posso chiederle di cosa parla con questa serie? Magical Girls che lottano contro mostri. This is Ruby in a nutshell, praticamente. Allora... Sì, no, allora, sono le principesse, le ragazzine protagoniste delle fiabe che combattono mostri brutti con armi improponibili. Questo è letteralmente la trama di Ruby. Poi c'è una bella lore dietro, ma il core della serie è questo. Un giorno, signor direttore, su questo canale faremo il rewatch di tutta la serie dall'inizio, così magari potrà capirci un po' meglio di questa situazione. Allora... Sara, che cazzo, sei arrivata alla fine? Sara, ciao, che Sara. Che mi sono persa tutta la live! Tutta la live! Tutta la live. Ci sono... abbiamo parlato un po' di come stanno andando le cose nel nostro posto, nel nostro set di sitcom preferito, ovvero gli studios di Warner Bros. E ci siamo visti il coso, come si chiama, l'episodio di Ruby. Ma è copiato da Regal Academy? No. No. No, e trovo particolarmente offensivo questo accostamento, ma capisco l'accostamento, lo trovo particolarmente offensivo e ti rispondo con un laconico ma particolarmente preciso no. Sì, molto figo l'episodio, interessante. Diciamo che ha messo sì, Ruby è sempre più depressivo. Ruby sta continuando a dare via cose importantissime, sì. Accidenti a lei. Abbiamo avuto nuove ispezioni di lore che ci hanno introdotto con diciamo, concetti molto interessanti su come funziona il Neverwinter qui e tutti i suoi abitanti. Il plot twist finale, che vediamo anche dall'immagine che c'è qui. È tornato Jean, pre vecchio. Old man Jean, perfetto. E quindi niente. Ho appena fatto degli accostamenti che non mi piacciono. Allora, quindi. Ruby tra poco implode. Tra l'altro ha conosciuto un'armaiola interessante. La robot armaiola del coso dell'intro. Dell'intro. Ok, io ti rispondo come trovo insopportabile la tua mancanza di fede. Ne vado fiero. Allora, meglio che tu non sappia quello che ha pensato Riccardo, Sara, è meglio che tu lo sappia. Allora perché ho fatto un collegamento tra John e la cosa a cui si stava riferendo Doc e tu non vuoi saperla. L'armaiola in realtà è no, spero di no, sarebbe una stronzata di proporzioni bibliche.
Io penso che Summer Rose nulla. No, non Allora. la vedremo mai. Se per caso una volta ci fa il favore Crow di farci un flashback, sarei Sì, più che contento. allora guarda, l'unica cosa che mi verrebbe da dire, l'unico modo, in verità il padre, l'unico, no, in realtà poi si scoprirà che Crow è sempre stato il vero padre di Ruby. Allora, Avrebbe quasi senso. in effetti sì, hanno molto più cose in comune quei due che con Ty, quindi, dicevo, l'unico modo, secondo me, per far ricicciare fuori la madre di Ruby, e che potrebbe essere anche lei uno di quei Grimm modificati che tiene sede. Ma a quel punto mi tiri fuori anche Pirra. No, Pira, no. Perché ti ricordo che il primo che noi abbiamo visto era un altro tizio che aveva gli occhi d'argento. Ah, sì, però. Quindi questa è l'unica cosa che mi verrebbe da dire. E non è che Summer sta lì anche lei, Ah, in quel caso è ci potrebbe l'unica cosa. stare, ma. E a quel punto sarebbe. Allora, aspetta, no. Io qui ora mi sono flashato una cosa bruttissima. Allora, immagina, dopo tutto questo incredibile percorso di crescita e riscoperta personale che sta facendo Ruby, che è sull'orlo di una crisi di nervi, sta per rompersi definitivamente, quando finalmente, dopo tutta questa merda, Ruby finalmente ce la fa. Si ripara, è di nuovo sana, è di nuovo felice, a cazzo dopo da. Ok, andiamo lì adesso, facciamo il culo a Summer, dai, rega! Ed esce fuori Summer in quel modo, ma te lo immagini? E porca Madonna! Welcome back, traumas. All around me are familiar faces! E lottate No, allora sbagliando come sarebbe degli un beh, UFC again. sarebbe un colpo di scena alla Ruby, in effetti. Cioè che ti spunta il personaggio che non ti aspetti lì. Ora devo utilizzare la live perché hai detto poi. No, vabbè, Vabbè, so stai male di quello. ho detto anche cose peggiori nelle mie live, cioè capirai. Allora, questo era il quinto episodio di Ruby. Noi ci vediamo domani, ragazzi, sempre alle 8, con. In realtà First Monolith. non so nemmeno io che roba è, perché stavolta sarà Riccardo che ci farà vedere qualcosa. Io non ho idea di che roba sia. Ah sì, ho visto la Non ho preview su visto YouTube. l'anime parodia di Sasso Cartefobici doppiato. Io ancora non l'ho visto. So che esiste, ma non mi ci sono avvicinato. Quindi, ripeto, noi ci vediamo domani sempre alle 8, dove vedremo qualcosa, non so cosa, lo so solo Riccardo, speriamo che non sia niente di troppo, insomma, che sia una cosa carina e coccolosa Strano, e strana. è strano, però sì, è carino e coccoloso, ma è strano. Vediamo perché ho una cosa da dire che è il motivo per cui porterò questa visione in live, ma lo saprete dopo la fine del film. Quindi, grazie a tutti quelli che hanno scritto la live di oggi, quelli che la recuperano in seguito. Guarda sempre che esiste, può essere censito. E auguro a tutti quanti voi una buona serata. Ciao gente, a domani!